Il titolo del progetto è Laboratori di cucina promosso dalla cooperativa Gli Aquiloni in collaborazione con la locanda del Giullare. I protagonisti sono sei ragazzi di condizione autistica che, coordinati da professionisti ed esperti, si sono cimentati in una 2 giorni di apprendistato guidati dallo chef Vincenzo Lorusso, finalizzati a ricercare e sviluppare competenze per un prospettico inserimento nel mondo del lavoro. Allora, circa un anno e mezzo fa è nato il centro polivalente Gli Aquiloni, che si occupa di terapie cognitivo-comportamentali prevalentemente con ragazzi autistici. E logicamente pensiamo anche alle autonomie dei ragazzi e ad un futuro lavorativo. Quindi abbiamo pensato in questo periodo, proprio vicino alla data del 2 aprile, la giornata della consapevolezza dell'autismo, di creare dei piccoli laboratori con la locanda del Giullare per vedere e capire anche le abilità dei ragazzi nel mondo lavorativo. Quello che noi facciamo con loro è un intervento basato sulla scienza, che è l'analisi comportamentale applicata, che ritroviamo nelle linee guida numero 21 dell'Istituto Superiore di Sanità. È un intervento basato sull'analisi comportamentale, cui principi noi applichiamo per andare a sviluppare e potenziare delle abilità. Nello specifico, in questo progetto, quello che noi stiamo facendo è lavorare sulle autonomie personali e anche in quelle abilità, attività che noi chiamiamo pre-vocational, cioè sono quelle attività che potenziano o sviluppano meglio delle capacità per un inserimento lavorativo. Andiamo a insegnare loro delle abilità specifiche che possono essere poi legate ad esempio alla cucina, per poter poi essere inseriti in un mondo lavorativo, e quindi cerchiamo anche di seguire quello che è il potenziale di ciascuno di loro. Allora, sicuramente la locanda del Giullare, che fra poche settimane compirà un anno, è l'occasione poi in realtà tangibile di quanto la diversità può essere perfettamente coniugata con il nostro tessuto non solo cittadino ma poi territoriale. Quindi per esempio l'esperienza fortemente voluta con gli Aquiloni è anche il modo per sottolineare che le giornate di blu non sono soltanto il 2 aprile, ma possono esserlo realmente tutti i giorni, offrendo ai ragazzi un'opportunità concreta di reinserimento lavorativo, di approccio ad una inclusione lavorativa e ad un'integrazione fra il mondo della ristorazione e poi il mondo dell'arte. Come sono questi allievi? Sono attenti? Come sono? Come prima esperienza, devo dire la verità, nonostante io non li conosco, sono abituato sempre ad avere dei ragazzi che costruisco, li faccio crescere così con me, però mi hanno dato abbastanza soddisfazione, perché ho cominciato con i più piccoli di 5-6 anni qualche tempo fa e adesso siamo arrivati a questi ragazzi che sono un po' più adulti, però basta stargli dietro, secondo me, basta avere, come dire, quel giusto esempio, dare quel giusto esempio che loro possano riuscire a capire che anche nel loro modo di fare ci possono riuscire. Questo.